nonostante le accuse di stupro vengano eliminate. Greenwood non sarà ripristinato dal Manchester United. Questa è la decisione dei Red Devils, che ha formalizzato divorzio con una nota alla fine di un'indagine interna da parte del club. Tuttavia, non è specificato quale natura sarà questa separazione, se il contratto verrà risolto o se giocatore verrà venduto. La classe del 2001 ha un contratto fino a giugno 2025 calciomercato. Live News: il Manchester United non ripristinerà Mason Greenwood. La decisione, dopo le indagini interne da parte del club, è stata comunicata in una nota ufficiale che, tuttavia, non si riferisce alla natura della separazione, ma specifica che tutti i soggetti coinvolti, incluso Mason, le difficoltà nel riavviare la sua carriera al Manchester United, le accuse, l'arresto, l'assoluzione, fasi storia iniziate tutto 30 gennaio 2022, quando Harriet Robson, fidanzata, pubblicata sui social network una serie fotografie descrivono ferite, ematomi lividi, secondo lei, dalla violenza dei giocatori. Non solo. Poco dopo, rende anche un audio pubblico pochi secondi in cui lo stesso Greenwood, secondo Robson, l'avrebbe spinta a compiere atti sessuali sua volontà. Seguendo questo materiale, l'arresto polizia lascerà prigione pochi giorni dopo cauzione. Nel frattempo, United sospende giocatore conseguenza e anche escluso dalla squadra nazionale inglese. Greenwood fu nuovamente arrestato nell'ottobre 2022, accusato aver violato le condizioni sua liberazione su cauzione, dopo 4 giorni detenzione. Nuova versione, ancora cauzione. Infine, 2 febbraio 2023, Polizia Territoriale Inglese CPS comunicano tutti i procedimenti penali contro Greenwood sono stati interrotti dopo denuncia. Lui è stata ritirata. Alcuni testimoni chiave storia hanno fatto un passo indietro. Più Greenwood assolto, spese stupro state cadute, difficoltà a continuare insieme. L'ultima partita di Greenwood nella maglietta United è stata nel gennaio 2022 e, secondo quello che leggiamo nel comunicato stampa del club, sarà anche l'ultimo. Il Manchester ha concluso la sua indagine interna sulle accuse portato contro Mason Greenwood. Il nostro processo è iniziato nel febbraio 2023, dopo che tutte le accuse contro Mason sono state abbandonate. Per tutto tempo, abbiamo preso in considerazione desideri, diritti, la prospettiva della presunta, insieme ai valori del club abbiamo provato a raccogliere quante più informazioni possibili. Ci richiesto procedere con la sensibilità, l'attenzione nell'acquisizione di prove sono dominio pubblico, anche da persone con conoscenza diretta del caso. Ha concluso. Materiale pubblicato online non ha dato quadro completo Mason commesso, per quali è stato originariamente accusato. Ciò detto, come ha riconosciuto pubblicamente Mason oggi, commesso errori i quali sta accettando la responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti, incluso Mason, riconoscono le difficoltà con lui a riavviare la sua carriera al Manchester United. È stato quindi reciprocamente concordato che sarebbe stato